Mi trovo in Piazza dei Salinari a Cervia, 28.500 abitanti affacciati sul Mar Adriatico su 9 km di spiagge. Lungo il porto canale di Cervia, a difesa delle saline e dell'oro bianco, nel 1691 fu costruita la Torre San Michele, una torre che doveva difendere il grande valore del sale dagli attacchi dei saraceni e dei pirati provenienti dall'Adriatico. Successivamente, nel 1696, vennero fortificati i magazzini per contenere il sale, capaci di contenere 13.000 tonnellate di materiale. Mi trovo in Piazza Garibaldi a Cervia. Questo è l'antico borgo dove abitavano i salinari, ovvero le persone che lavoravano nelle saline. Un perfetto quadrilatero che racchiude il cuore della città. Opposta davanti al municipio la cattedrale di Santa Maria Assunta, risalente al 1699. Attraverso l'arco del municipio sono passato da Piazza Garibaldi a Piazza Pisacane e qui c'è questa particolarità, questa pietra risalente al 1636 che rappresenta le antiche unità di misura del mondo dell'edilizia dell'epoca. Sono uscito dalla porta mare del quadrilatero del centro di Cervia, adesso vado a percorrere tutto Viale Roma, la passeggiata dei Cervesi, per terminare di nuovo sul lungomare e sull'Adriatico. Completare l'offerta per chi vuole venire ad allenarsi a Cervia c'è questa bellissima pista ad 8 corsie, tra l'altro una pista che vanta una storia mitica, perché quando Sebastian Coe, il grande mezzofondista inglese, 12 volte recordman mondiale, 2 medaglie olimpiche, passava da queste parti, veniva ad allenarsi qui con suo padre. Cervia vuol dire sport, ma anche natura. Sto correndo all'interno dell'area protetta delle saline, 800 ettari che sono la parte più a sud del parco del Delta del Po. Corro in quest'area perché ho avuto un permesso particolare. Normalmente si può accedere con delle guide su prenotazione, venendo ad osservare una fauna, una flora unica. Sul sito atlantide.net si possono prenotare le visite venendo a scoprire questo ambiente unico. Ovunque rivolgo lo sguardo scopro specie diverse, in questo caso sono dei fenicotteri rosa. La colonna sonora invece è quella delle rondini di mare. Il consiglio è che quando si viene a correre in queste zone e in particolare nelle saline di Cervia è sempre bene portare un piccolo binocolo così da non perdersi nulla di questa natura incredibile. Questa località anticamente si chiamava Ficocle, era un'antica città proprio posta qui in mezzo alle saline. Sin da epoca etrusca questo elemento ha fatto l'economia di queste zone ed è un sale particolare, unico al mondo. Grazie a un processo di decantazione molto lungo vengono separati i sali cosiddetti amari
e il sale diventa il famoso sale dolce di Cervia, con un aroma tutto particolare e unico al mondo. Questo è il canale che porta l'acqua del mare all'interno delle saline di Cervia. Ed è grazie a questo che mare e terra si fondono insieme. Attraverso percorsi sempre diversi uno dall'altro si possono vivere emozioni indimenticabili. Tutto questo è Cervia.